All the leaves are brown, and the sky is gray. I've been for a walk on a winter's day. Quest'isola può darmi molto più del windsurf. Quest'isola può darmi la pace anche se non sono solo sopra una tavola a sfidare il vento. Ma grazie a questo mare, grazie a questo concerto irripetibile, posso sentirmi sereno di non aver buttato via un giorno di vita. Ho osservato uno degli spettacoli più belli che si possano ammirare. To Mrs. Robinson, heaven knows a place for those who pray. Hey, hey, hey. Se deciderai di vivere, la tua scelta deve essere definitiva. Vivere. E per vivere non intendo scendere ancora a compromessi con la vita. Vivere vuol dire vivere, emozionarsi di continuo, svegliarsi al mattino con il sole nel petto. Stiamo parlando di Onda, un romanzo di Elena Proietti al suo primo esordio come scrittrice, edito da Fermento. Il libro è una sorta di viaggio, un viaggio per crescere, per conoscersi, per vivere, come afferma anche la stessa scrittrice. È un incontro inaspettato, una ragazza misteriosa, un destino che appare incontrovertibile. Insomma, sostanzialmente Onda è un inno alla libertà dell'anima. Ma è anche la storia di Giacomo Shark, un ragazzo romano di 25 anni appena laureato in economia, e lui, protagonista insieme a Onda, tanto arrabbiato con la vita da voler rischiare di morire per sentirsi vivo. Onda ha come protagonista Giacomo, che poi viene chiamato Shark, ma semplicemente perché è un soprannome che però ha una simbologia abbastanza forte all'interno del romanzo. Questo ragazzo è un pochino l'emblema del ragazzo appunto inserito in una società molto caotica, come appunto la sua città. Insomma, lui vive a Roma, nasce a Roma. Dimmi cos'è che ci fa sentire amici anche se non ci conosciamo. Dimmi cos'è che ci fa sentire uniti anche se siamo lontani. E lui è continuamente inquieto e continuamente comunque diciamo logorato internamente da ciò che vorrebbe realmente nella sua vita e che sa che non può, e dall'altra parte ciò che deve. Questo turbamento viene dato soprattutto da quelli che sono comunque i suoi rapporti familiari, una promessa che fa alla madre in punto di morte, una specie di legame che comunque diventa una catena che comunque lo imprigiona in una vita che effettivamente non è sua. Onda è il contrario di Shark. Onda è ciò che effettivamente dà la forza a Shark di liberarsi dalle sue catene. Onda è la vita che nessuno ha mai preso in considerazione di vivere, o se qualcuno ha preso in considerazione di vivere comunque in maniera molto superficiale, è l'antagonista a tutto ciò che noi reputiamo veramente importante. I giovani scrittori dipende un po' dalle cose che hanno da dire, perché anzi io spesso mi imbatto in opere prime che sono deliziose e magari il secondo libro lascia a desiderare o c'è una caduta di tono. E in libreria i giovani scrittori hanno lo spazio che hanno tutti gli altri scrittori, nel senso che non c'è uno spazio di nicchia dedicato all'esordiente e invece uno magari in prima vista dedicato a uno scrittore che non ha mai scritto nulla. Hey, baby, please don't die.
Forteventura è un posto dove non si ha nulla se non il mare, quindi le persone vivono per il mare. Manca proprio questa allegria e questa spensieratezza che ho trovato lì, che qui non c'è. Qui magari, ecco, la vita è una routine, è un continuo lavoro, un continuo affaccendarsi per poter fare delle cose, invece lì si vive completamente spensierati. È un romanzo che parla di una vita totalmente differente da quella a cui solitamente siamo abituati. Comunque cresciamo in un contesto sociale che ci dice in un certo senso come dobbiamo essere o quale deve essere più o meno la strada migliore da prendere. Attraverso Forteventura e l'esperienza che io ho avuto lì mi sono resa conto che invece ci sono tante realtà che magari uno non conosce, ignora o fa finta di non conoscere, e tante vite che effettivamente si possono vivere a prescindere dalla tua, a prescindere dalla propria. Bushy blonde hairdo, surfing USA. Penso che fare surf sia una degli sport, anche se definirlo sport è abbastanza riduttivo, perché il surf è una vera e propria filosofia di vita, ovvero chi fa surf è quella persona che non solo è immedesimata nell'onda e quindi è capace di cavalcare l'onda, di mettersi sull'onda, ma vive proprio in base a questo sport, cioè si immedesima completamente nella situazione. Il surf, come dicevo prima, non è soltanto uno sport, è una filosofia di vita. Le persone, quando stanno lì e fanno surf, si immedesimano completamente in questo sport. Per esempio, ieri abbiamo presentato un libro di una scrittrice esordiente al suo primo romanzo, bellissimo, e la gente ha reagito bene. Il libro è stato venduto. Ora, dipende sempre un po' dalle cose. Ecco, io penso che uno scrittore vale quando ha dentro di sé qualcosa di così forte che non può fare a meno di scrivere. La felicità è la sensazione più semplice del nostro essere. Ti convincono che è irraggiungibile per giustificarti l'infelicità, per giustificarti la depressione con cui attualmente la maggior parte degli esseri umani vivono la vita. Non essere limitato, non è così. Ognuno dentro sa cosa può renderlo felice. Tutti hanno imparato che è meglio affidarsi a ciò che gli altri reputano più giusto per sé, piuttosto che conoscersi davvero. E la felicità è libertà, libertà di essere, libertà di vivere, libertà di non subire la vita di qualcun altro. Shark, che sarebbe il protagonista, e Onda, che sarebbe, diciamo, l'antagonista positiva di questa storia, che effettivamente una persona può anche farsi determinate domande sulla propria vita. Quindi non è vero che esiste solo una realtà. Il messaggio finale del romanzo dice che la vita effettivamente è bella ed è nostra. L'amore umano è un gioco di possesso. Possiedi qualcuno e sei destinato a non amarlo più. Ciò che ho provato per lei, invece, attualmente è più forte che mai, soprattutto ora che tu sei venuto per portarmela via. We'll be right back.